Elevare le competenze specialistiche in materia di digitalizzazione della giustizia, implementare sistemi operativi informatici, garantire la formazione dei dipendenti degli uffici giudiziari, migliorando modelli organizzativi e gestionali del processo telematico. Con questi obiettivi è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e il presidente del Tribunale di Sulmona Giorgio Di Benedetto. Il protocollo avrà una durata di 12 mesi e sarà attuato dalla Regione Abruzzo e dal Tribunale di Sulmona, destinatario del finanziamento. Un'opportunità molto importante in un momento in cui si parla però purtroppo della chiusura dei piccoli tribunali. Il presidente del Tribunale di Sulmona ribadisce il suo secco no alla chiusura. Io non condivido la scelta della chiusura dei piccoli tribunali perché ritengo che i tribunali proprio oggi, in questo momento in cui costituiscono una risorsa indispensabile al sistema giudiziario, perché quando parliamo di organizzazione delle informazioni di cui devono far uso gli operatori del diritto, noi dobbiamo tener conto del sistema delle informazioni, cioè l'informatica è per definizione sistemica. Ora, i piccoli uffici, in questo caso, sono una risorsa preziosissima perché ho lavorato 12 anni al Tribunale di Roma e lì tutto si può fare meno che avere una visione sistemica del funzionamento dell'ufficio. Spero che tutti i tribunali abruzzesi possano salvarsi, che la stessa Corte d'Appello, in quanto piccola Corte d'Appello che è a rischio, secondo alcuni progetti di accorpamento con le Corti d'Appello maggiore, possa invece svolgere questa funzione di piccolo ufficio pilota per le strutture giudiziarie, perché l'informatica poi non si ferma mai, la sperimentazione è continua e la ricerca è continua. Sarà costituita una cabina di regia ora composta da referenti della Regione Abruzzo, del Tribunale di Sulmona e degli uffici giudiziari individuati nell'ambito della manifestazione di interesse. Il protocollo definisce tutti gli aspetti organizzativi per realizzare il progetto, nonché gli aspetti attuativi della manifestazione di interesse che la Regione Abruzzo dovrà indire per individuare gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale interessati a questo potenziamento e alla diffusione dell'ufficio per il processo. Per ora, il Tribunale di Sulmona costituisce l'unico destinatario delle risorse.